Svegliato nella notte all'edicola del NEOA, portati via 1000 euro. Il sospetto è su un paziente. Due fratelli si sono ritrovati dopo 50 anni, è la bella storia di Carmen e Antonino che oggi si sono abbracciati. Sanità, il comitato di primo soccorso e urgenze accusa il comune di Carrara di dormire. A Carrara un nuovo sportello contro la violenza sulle donne e per recuperare gli uomini pentiti. Il 12 e il 13 dicembre a Guglielmi va in scena E in convento a Ietta Lento, musical diretto ispirato a Sister Act. Continuiamo con le tradizioni di Natale, questa sera vi parliamo dell'albero e del panettone d'oro. Buonasera e bentornati alla nostra informazione e come già avete sentito dai titoli, 1000 euro sono quelli rubati nella notte tra giovedì e venerdì all'edicola del NOA a Marina di Massa. La polizia sospetta che sia stato un paziente. Il malvivente potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Rubati più di 1000 euro all'edicola del nuovo ospedale Apuano a Marina di Massa nella notte tra giovedì e venerdì. Qualcuno è riuscito a forzare la rivendita e si è impossessato dell'incasso. La scena potrebbe essere stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza dell'ospedale. La speranza degli inquirenti è che il colpevole possa essere riconosciuto attraverso un fermo immagine ed è forte infatti il sospetto che il ladro possa essere stato un paziente della struttura. Lo scasso è stato compiuto con attrezzi rudimentali, con qualcosa che il ladro è riuscito a trovare all'ultimo momento. Nonostante ciò però è riuscito a mettere a segno il colpo senza essere visto. È proprio la presenza della telecamera che porta gli agenti ad escludere, ma non in maniera definitiva, che il ladro possa essere uno che a NOA ci lavora. In questo caso avrebbe saputo che la zona viene sorvegliata 24 ore su 24. Ad accorgersi del furto è stata la vigilanza qualche ora dopo che l'edicola ormai era stata ripulita. Ad intervenire è stata una volante assieme alla polizia scientifica al fine di trovare tracce utili. Il ponte dell'Immacolata di quest'anno è iniziato nel peggiore dei modi. Oltre che al NOA, infatti, gli ignoti hanno preso di mira parecchie abitazioni, soprattutto le cosiddette seconde case che nei periodi invernali restano sfitte. In un appartamento a Marina di Massa i ladri hanno portato via anche i generi alimentari che i proprietari avevano lasciato in dispensa in vista di un'imminente visita. In una villetta invece hanno fatto razzia di elettrodomestici ed alcuni monili custoditi in una cassaforte che sono riusciti a smurare. E ancora, le forti piogge di ieri hanno provocato l'intasamento di un canale a Casette, provocando gravi disagi alla circolazione sulla via comunale per l'abitato di montagna. L'intasamento del canale, che correndo parallelo alla via Rocchetta raccoglie le acque piovane provenienti dalla zona delle cave, è stato infatti provocato da oggetti che nessuno si aspetterebbe di trovare. Taniche di plastica, forni a microonde, televisori, l'incuria ed in certi casi l'irresponsabilità della gente hanno provocato i gravi disagi a Casette, dichiara Santo Tavella, comandante della Polizia Municipale di Massa. Quei rifiuti speciali hanno causato per svariate ore una sostanziale inondazione della via comunale. L'amministrazione comunale ha incaricato lavori di somma urgenza conclusi questa mattina. La Polizia Municipale, che ha partecipato alle operazioni, ha elencato il materiale estratto con mille difficoltà e verranno eseguiti tutti gli accertamenti per tentare di risalire ai responsabili. E il consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, al lavoro dal giorno dell'Immacolata per scongiurare il pericolo crollo di alcuni alberi resi pericolanti dal forte vento. Il pericolo evitato a Caprigliola, ad Aulla, dove gli operai procedono in somma urgenza con la rimozione di due grossi pioppi che si sono inclinati minacciando la viabilità. Gli alberi in quel tratto del Magra erano noti ai tecnici del consorzio che, proprio per evitare cedimento di rami o fusti sia verso la strada che nel fiume, avevano programmato il taglio nel piano delle attività da svolgere nei primi mesi del 2018. L'emergenza meteo ha anticipato così la rimozione.
Ancora allerta con codice giallo ed arancione durante la giornata di domani. Attese deboli nevicate fino a bassa quota nelle prime ore del mattino, localmente a fondo valle in Lunigiana. Seguite da piogge abbondanti nel pomeriggio ed in serata con rischio di fenomeni di gelicidio sui passi di collegamento con l'Emilia. Ed ora invece vi raccontiamo la bella storia di Carmen e Antonino Moncada, due fratelli che si sono ritrovati dopo 50 anni, finiti in istituti diversi quando avevano 4 e 3 anni. La donna fu presa in affidamento da una famiglia di Villafranca, l'uomo tornò invece in Sicilia, terra d'origine dal padre, e si sono visti oggi per la prima volta dopo tanto tempo e Carmen ha scoperto di avere anche 2 sorelle. Sono venuti a trovarci e ci hanno raccontato l'emozione del momento, ma li ascoltiamo in questa emozionante intervista di Benedetta Bianchi. Cosa avete pensato appena vi siete visti, appena lui è sceso dal treno? Sono subito a piangere perché non ce la facevo neanche a parlare, niente. Lui si è appoggiato, si è fermato, sono stata io ad andargli incontro. Ancora emozionato, giustamente. Non è che può finire l'emozione, può finire così, di botto. Ah, sono 2 o 3 giorni, io mi sento ubriaca, perché ci siamo ritrovati l'altro ieri praticamente, ed era il giorno del suo compleanno. Quindi, doppiamente un regalo. Tra l'altro lui insomma ha ritrovato una sorella, lei invece però ne ha trovate altre 2. Che non sapevo di avere, 2 sorelle più piccole di me, che mi ha ridato nostro padre, e che sono felicissima. Io avevo già una sorella dalla famiglia che mi ha preso in affidamento, che gli voglio un bene dell'anima. Però aver ritrovato altre 2 sorelle, mi sembra ora di avere una famiglia. Ho trovato la metà che mi mancava, perché mi mancava qualcosa nella mia vita. Avevate perso le speranze negli ultimi tempi? Sono 50 anni, non è che sono pochi, si perdono le speranze. Tu vai sempre avanti, cerchi di andare sempre avanti a ritrovare la tua metà che ti manca, però 50 anni sono 50 anni. Però io ci ho riprovato lo stesso, perché io anche quest'anno ho fatto il mio solito appello che facevo tutti gli anni nel mese di dicembre, ora era qualche anno, perché io l'avevo cercato su Facebook, ma lui non c'era perché poco si è messo su Facebook, e sicché mettevo questi appelli. E quest'anno, non lo so come mai, ho cambiato, lo cercavo sempre in un gruppo della Sicilia, e invece l'ho messo in un gruppo nazionale. Le persone hanno cominciato a condividere il mio appello, e da lì poi un signore si è interessato, mi ha chiesto se gli davo qualche indicazione di più, che però io non potevo dargli perché non ce l'avevo. E poi dopo lui ha fatto varie ricerche incrociandole, perché lui fa un lavoro che può farlo, e mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, ti devo dare delle notizie. E poi mi ha detto: è emozionante anche dirti, era il 6, sei mattina, ma è emozionante anche dirti che io ho appena finito le ricerche e oggi è il giorno del compleanno di tuo fratello. Quindi ora dovete recuperare tutti questi anni persi? Penso proprio di sì, dobbiamo raddoppiarli questi anni persi. E a 73 anni è deceduto Giuliano Palagi, cantante e musicista massese, voce del gruppo Supernovas. Nonostante la grande opportunità con la Casa Musicale Nazionale, la voce del padrone con la quale aveva registrato alcuni dischi di successo, perse l'occasione della sua vita, ma non la passione per il canto. Mi piace pensare che ora canti fra le nuvole con la sua stupenda voce. Bruno Giampaoli ricorda così l'amico con cui ha condiviso parte della carriera. E il Comitato Primo Soccorso e Urgenze ricorda gli impegni del PAL 2012 e accusa l'amministrazione carrarese di dormire mentre la città attende i servizi promessi. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Cinzia Chiappini.
A 2 anni dall'apertura del nuovo ospedale delle Apuane e dopo oltre un anno dall'inaugurazione dell'ambulatorio del servizio di continuità assistenziale, l'intero comune di Carrara si è addormentato attendendo che l'ASL provveda a ottemperare il PAL 2012. È l'attacco che lancia il comitato primo soccorso e urgenze alla volta dell'amministrazione, ricordando che proprio quel PAL prevedeva l'apertura di una casa della salute a Carrara e una ad Avena, entrambe con orario 24 ore su 24. Il gruppo di cittadini ricorda anche le 12.000 firme raccolte per chiedere un primo soccorso in centro città. Su questo genere di problematiche, dicono, non si può continuamente procrastinare all'infinito in attesa che la gente si arrenda o, peggio ancora, si rassegni. Non si può speculare sulla salute o fare spending review sulla vita delle persone, dicono dal gruppo Primo Soccorso e Urgenze, che, accennando alla situazione della vicina Massa, decisamente migliore, parla di un forte squilibrio di risorse. Ricostruendo la storia dei servizi sanitari di Carrara dal Medioevo a oggi, il Comitato segnala che in 700 anni la popolazione carrarese ha sempre avuto un punto sicuro per curare la propria salute. Paradossalmente oggi siamo stati privati di questo diritto inalienabile, dicono i cittadini, segnalando la desolazione e l'abbandono che regnano nella zona attorno al monoblocco dopo le 16, quando l'attività ambulatoriale si ferma e l'ex ospedale diventa quello che il comitato definisce un grande blocco di cemento buio e spettrale, simbolo del fallimento di una scelta politica insensata che ancora oggi qualcuno ha il coraggio di difendere. È un nuovo sportello per combattere la violenza sulle donne, per promuovere e dare informazioni sulle attività svolte dal CIF, ma anche recuperare gli uomini responsabili, vale a dire gli aggressori pentiti. Lo aprirà il Centro Italiano Femminile alla Doganella a partire dal mese di gennaio, grazie alla collaborazione del Comune di Carrara e di ERP. Sentiamo. Il Centro Italiano Femminile raddoppia le sedi sul territorio comunale, per la prima volta spalanca le porte agli uomini, finora banditi per legge dalle sedi gestite dall'associazione. Comune di Carrara, CIF ed ERP hanno annunciato l'apertura di un nuovo sportello che sorgerà su Viale 20 Settembre al Civico 245, in località Doganella, Marina di Carrara. Si tratta della seconda sede affiliata all'associazione, oltre a quella storica del centro città. L'immobile di proprietà del comune è affidato a ERP, che hanno deciso di metterlo a disposizione di CIF. Qui, a partire da gennaio, saranno divulgate informazioni sulle iniziative e i servizi offerti dall'associazione presso la sede del centro città, ma soprattutto verranno accolti i maschi autori di violenza, che saranno inseriti in un percorso di recupero. Si tratta di un'attività unica in tutto il territorio provinciale, avviata grazie ai 12.400 euro che CIF e Comune si sono aggiudicati vincendo il bando della Regione Toscana per la concessione dei contributi previsti dal fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Ad annunciare la nascita del nuovo sportello l'assessora al sociale Anna Galleni, il presidente e il direttore di ERP Luca Panfietti e Giuseppe Lazzarini, e una nutrita rappresentanza di CIF Carrara guidata dalla presidente Francesca Menconi. Il nuovo sportello della Doganella nasce dalla presa d'atto che la media delle violenze sulle donne a Carrara è più alta di quella regionale e nazionale. Dall'inizio dell'anno abbiamo avuto 80 nuovi accessi, a cui si aggiungono le 50 donne che seguiamo dagli anni precedenti, ha spiegato la dottoressa Menconi. Per l'occasione l'assessora Galleni ha anticipato altre due iniziative per la lotta alla violenza sulle donne. La prima riguarda il prolungamento dell'illuminazione della Frine di Buttini, che resterà accesa tutto l'anno, per quello che l'esponente dell'amministrazione ha definito un gesto simbolico per ricordare che al tema della violenza sulle donne non deve essere dedicato un solo giorno. L'altra iniziativa riguarda l'apertura di un punto rosa all'interno della sede del municipio, dove sarà messo a disposizione materiale informativo sulle attività di CIF. E domani, a partire dalle 14:30,
Gaia Greco, presidente dell'Associazione Culturalmente Toscana e dintorni, presenterà al ristorante Strano ma Vero in Viale Vespucci a Marina di Carrara il proseguio di Querciarte 2017, Scarpette Rosse, Kermesse artistico-letteraria per dire no alla violenza sulle donne. L'evento sarà condotto da Gaia Greco con la collaborazione della delegata alla cultura e alle pari opportunità del comune di Aulla, Marina Pratici, e della direttrice artistica Valentina Cosci. La kermesse gode del patrocinio del comune di Aulla e del comune di Carrara, oltre a quello della CNA di Massa Carrara. Insieme per custodire la memoria. Firmata a Palazzo Ducale una convenzione tra la provincia Massa Carrara e Ampi, ma ce ne parla Ilaria Borghini. Una provincia come quella di Massa Carrara, la prima ad essere decorata con medaglia d'oro al valor militare, che rappresenta la comunità apolloniggianese, ha il dovere di custodire la memoria di quella comunità, anche attraverso la tutela dei luoghi simbolo della propria storia. Invero ci sono luoghi, ricorrenze e manifestazioni che rappresentano dei veri e propri punti di riferimento per ripercorrere l'itinerario dei sentieri della memoria. Sono quelli legati alla resistenza e al calvario degli eccidi che hanno segnato profondamente e tragicamente il nostro territorio durante la Seconda Guerra Mondiale. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione di Massa, collaborerà con la provincia di Massa Carrara per concretizzare questo dovere. Il presidente della provincia Gianni Lorenzetti e quello dell'Ampi di Massa Dino Oliviero Bigini hanno sottoscritto a Palazzo Ducale di Massa una convenzione con la quale viene affidata all'Ampi la gestione dell'area della chiesetta di San Leonardo, luogo teatro dell'eccidio delle Fosse e del Frigido, la manutenzione ordinaria dei cippi della memoria lì presenti e la gestione organizzativa delle manifestazioni provinciali legate alla resistenza, compresa la provvista di corone di alloro ed altri simboli di onoranza. La provincia, invece, si impegna a corrispondere all'Ampi, dopo la rendicontazione e l'accertamento delle attività svolte, la somma di 2.000 euro per le spese sostenute. Si ricorda che per i fatti di guerra, alla provincia di Massa Carrara, decorata di medaglia d'oro al valor militare, viene annualmente corrisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze una somma di circa 4.800 euro. Ed è tutto pronto per la messa del primo musical in dialetto massese. Al Guglielmi il 12 e il 13 arriva In convento Aie Talento, adattamento del film Sister Act. Un cast di talenti per ricordare la prematura scomparsa di Giuliana Andreazzoli e per il cui incasso andrà ad un progetto benefico. Sentiamo. Massa come San Francisco, il convento di Santa Caterina trasportato nel fantasioso convento di Santa Cecilia alla Zecca e l'esuberante cantante Deloris trasformata in Diomira Rustighi di Castagnola. Queste sono le premesse di En convento Aie Talento. Si tratta del primo musical in dialetto massese ispirato al noto film Sister Act realizzato in memoria di Giuliana Andreazzoli, regina del teatro dialettale scomparsa prematuramente. Con lei Anna Maria Mosti, direttrice artistica, aveva pensato alla realizzazione di un musical. Sono riuscita a formare un cast e un coro trasversale, ha dichiarato, e so che lei ci guarderà da lassù e sarà felice. La divertente commedia per la regia di Fernando Petroli sarà portata in scena dalla compagnia Il Convento il 12 e 13 dicembre al Teatro Guglielmi con inizio alle 21:15. Ha già fatto registrare il sold out per entrambe le serate. La mattina di martedì invece la compagnia terrà una prima replica per le scuole medie Staffetti e Paolo Ferrari e una classe delle scuole elementari di Castagnola di Sotto. La trasposizione e l'adattamento della sceneggiatura di Sister Act in massese sono ad opera di Fabio Cristiani. A Massa mancava un musical alla Broadway, non ho solamente tradotto il film in dialetto, ha spiegato lo scrittore, ma lo abbiamo ambientato completamente in città. Così il famoso convento ultraconservatore si troverà alla Zecca, la protagonista, Suor Maria Claretta, interpretata da Irene Baruffetti, una giovane ragazza ribelle, e il boss, Vince, diventerà Vince della Rocca, nei cui panni si cala
Francesco Racanati. Il coro delle suore è composto da 20 persone tra attrici e cantanti dei cori della Cattedrale della Chiesa del Querciolio San Pio X, dirette da Chiara Galeotti. La parte di danza invece è affidata alla Bernardini Dance Academy. La commedia musicale si avvale inoltre della collaborazione della compagnia teatrale Pan Fatto in Ca del Liceo Artistico Palma per le scenografie, di Nicola Costa e Giacomo Bondielli per le basi musicali, Pietro Baruffetti per la consulenza musicale. L'Associazione Ducato di Massa e Don Roberto della parrocchia di Villette hanno contribuito a abiti e accessori. Un'ottantina di persone complessivamente hanno lavorato alla riuscita del musical, che si avvale di un contributo video girato all'Istituto delle Suore Figlie di Maria Missionarie, commentato dalla giornalista Manuela D'Angelo. L'incasso, tolto le spese vive, sarà devoluto in beneficenza alla Bernardini Dance Academy per la realizzazione di un progetto di danza nelle scuole del territorio per bambini normodotati e diversamente abili. Il gruppo folcloristico Montignoso Teatro Dialettale, a 5 mesi di distanza dal tragico incidente in cui ha perso la vita Lorena Baldi, nell'intento di ricordarla, si fa promotore di un'iniziativa denominata Un applauso per Lori. Alcuni membri del gruppo si recheranno sul palco del Teatro Guglielmi nell'anteprima di ogni nuova rappresentazione per onorare la figura della compianta attrice. Come avvenuto in altre edizioni, anche quest'anno il gruppo ha voluto destinare parte dell'incasso della commedia a favore di iniziative benefiche locali, e questa volta la donazione è andata a sostegno dell'Agida Associazioni Giovani Diabetici Apuani Onlus. E adesso qualche istante di pausa per la pubblicità. Il cane del vicino che abbaia. Il cortile in disordine e i posti macchina occupati da altri. Questo condominio è un inferno! Rilassati, pensiamo a tutto noi. Siamo un team di professionisti con geometra, avvocato e commercialista sempre a tua disposizione. Chiedici un preventivo gratuito su pensiamoattuttonoi.com o al 339 41 97 188. Pensiamo a tutto noi. 40 anni e non dimostrarli, vero? I colori dei nostri fiori ci mantengono giovani, vivi, attivi e ancora più innovativi. Ed eccoci rinnovati, ingranditi e sempre più convinti della nostra passione per la produzione di piante e fiori durante tutto l'anno. Natale è alle porte e le nostre stelle e i nostri ciclamini multicolore vi aspettano. Realizziamo confezioni e recapito piante a domicilio gratuito. Azienda Agricola Magnani Gigliola di Fruzzetti Riccardo, a Massa in via Romana. Telefono 0585 79 02 41. Ogni sabato del mese di dicembre troverai anche il mercato di Coldiretti. Siamo anche su Facebook. Da Brico Center è Natale! Vieni a scoprire il nostro assortimento di alberi. Luci e proiettori. E un vasto assortimento di addobbi natalizi. Paesaggi e statuine per il presepe. Vi ricordo che fino al 31 di dicembre potrete usufruire dei buoni sconti da 10 euro su una spesa minima di 50. 8, 9 e 10, vieni da Brico Center! Ti aspetta il 20% di sconto su tutto il Natale. Capito? Da Brico Center è Natale! Thank you.
Quella dell'albero di Natale è una tradizione molto antica. A differenza di quanto si pensi, non esiste una data precisa per farlo, ma solitamente viene fatto l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata Concezione. Vediamo però qual è la storia d'origine dell'albero di Natale. Vediamo. Sembra che l'albero di Natale, così come viene usato oggi, sia nato a Tallinn, in Estonia, nel 1441, quando fu eretto un grande abete nella piazza del municipio, attorno al quale giovani scapoli, uomini e donne ballavano insieme alla ricerca dell'anima gemella. Questa usanza viene poi ripresa in Germania. Una cronaca di Brema del 1570 racconta di un albero che veniva decorato con mele, noci, datteri e fiori di carta. Anche la città di Riga è fra quelle che si proclamano sedi del primo albero di Natale. Vi si trova infatti una targa scritta in 8 lingue, secondo cui il primo albero di Capodanno fu addobbato in questa città nel 1510. Un'altra notizia sull'uso dell'albero di Natale viene dall'Alsazia. Una cronaca di Strasburgo annota nel 1605. Per Natale i cittadini si portano in casa degli abeti, li mettono nelle stanze, li ornano con rose di carta di vari colori, mele, zucchero, oggetti di similoro. Un antecedente dell'albero potrebbe essere l'antico rito pagano di portare in casa, prima del nuovo anno, un ramo bene augurante. Nel Medioevo si diffonde la tradizione degli Adamant Eva Spiel, giochi di Adamo ed Eva, che prevedevano la ricostruzione nelle chiese dello scenario del paradiso in terra. Proprio il 24 di dicembre, alla vigilia di Natale, con tanto di alberi di frutta, simboli dell'abbondanza e del mistero della vita. Poi a questi alberi di frutta si preferirono sempre di più gli abeti. L'abete ha la caratteristica magica di essere sempre verde, che secondo una favola ha avuto come dono da Gesù stesso per avergli offerto rifugio mentre era inseguito dai suoi nemici. Così non stupisce che l'abete, con la sua sagoma triangolare che rispecchiava la struttura piramidale e gerarchica della società medievale, diventa nel folklore tedesco anche l'albero cicogna, dal quale la levatrice scuote i neonati. Per molto tempo la tradizione dell'albero rimase tipica delle regioni a nord delle Alpi. All'inizio i cattolici la consideravano un uso protestante, ma solo nel Novecento questa tradizione si diffuse anche nel mondo cattolico. È stato inaugurato ieri dal sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini, il borgo di Babbo Natale. Al termine della presentazione al pubblico, il sindaco si è fermato a lungo in un clima di forte intesa con i ragazzi del Falò di San Geminiano, che avevano allestito un banchetto all'imbocco della bietola, e anche a loro ha espresso la propria soddisfazione per la riuscita dell'evento. Il borgo è aperto al pubblico fino a domani. Ed è probabilmente il panettone più caro del mondo ed è rivestito di oro e diamanti. Il suo prezzo è astronomico. Insomma, un panettone che vale oro. Sentiamo il servizio di Antonella Narciso. Preferite il pan d'oro o il panettone? Rassegnatevi, anche quest'anno qualcuno vi farà la classica domanda. E allora iniziamo noi, ponendovi il quesito con un po' di anticipo. Natale sta per arrivare, certo, mancano ancora 15 giorni e i segni dell'avvicinamento sono sempre più chiari. Luci e addobbi per scaldare le strade illuminandole a festa sono già pronti. E tra gli scaffali di negozi e supermercati è già iniziata la parata di pandori e panettoni. Inutile fingere disinteresse. Prima o poi cederete alla tentazione di assaggiarne uno senza aspettare la vigilia. Ma vi sognereste mai di poter acquistare un panettone tutto d'oro? Eppure due panettoni del costo di oltre 500.000 euro ognuno stanno per prendere il volo per la Russia e per l'India. Impasto tradizionale, farina, zucchero, burro, uova e lievito madre. Ma una differenza con i panettoni tradizionali c'è. Impreziositi anche all'interno con zafferano e cioccolato di un pregiato crudo di cacao ecuadoregno e scaglie di oro alimentare.
Non è certo solo questo ad impreziosire il classico dolce natalizio italiano. I due panettoni saranno ricoperti da una foglia d'oro di 22 carati e decorati da brillanti e con alla base una fascia formata dall'unione di più bracciali di diamanti e sui quali verrà adagiata una tiara in oro e diamanti creata da un gioielliere di Valenza Po. Ecco come cambia il nostro classico panettone, quello che in questi giorni troviamo sugli scaffali dei supermercati e nelle pasticcerie, quando arriva tra le mani di signori potenti e ricconi che non hanno alcun problema a spendere cifre strabilianti pur di mostrare al mondo intero la loro ricchezza. Nient'altro che un vero e proprio schiaffo alla povertà e a coloro che a Natale non possono permettersi neppure di comprare un panettone da pochi euro. Dario Hartwig è un pasticcere che lavora molto con il jet set e questa volta ha dovuto impegnarsi un po' di più, anche se comunque la spesa vale l'impresa. Comunque una bella notizia la possiamo dare a chi volesse avere un modello di panettone simil magnate russo e indiano. Il pasticcere Hartwig realizza su prenotazione panettoni artigianali da un chilo, sempre ricoperti di sfoglia d'oro alimentare e con decorazioni di cristallo, per soli, diciamo soli, 800 euro. Che dire, se non godiamoci il nostro Natale tradizionale con panettoni e pandori di casa nostra e brindiamo alle feste come sempre abbiamo fatto, senza lussi sfrenati, ma circondati soprattutto dal calore delle nostre famiglie. Quella che vedete qua è la stella di Natale dell'AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi, Mielona Onlus di Massa Carrara, che come ogni anno aderisce alla campagna nazionale Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella. Questa domenica l'AIL sarà presente di fronte al Teatro Guglielmi a Massa, alla parrocchia della Sacra Famiglia a Marina di Carrara e alla parrocchia di San Pietro ad Avenza. E adesso continuiamo con la nostra rubrica degli auguri e vediamo a chi facciamo gli auguri questa sera. Pugilistica massese informa che Grande Claudio ha sconfitto il campione regionale della Liguria, Pilone Ivan. Con verdetto unanime dei giudici in finale, infatti, incontrerà Serra Gianmario, campione d'Italia uscente della Sardegna, che conquistò il titolo nel 2015. Antonioli Matteo ha sconfitto il campione regionale del Lazio, Ambrosoli Marco, che era indicato da tutti come il favorito della categoria, con un incontro perfetto, lasciando ben sperare per la finale di domani a Gorizia. Ed è giunto alla 59esima edizione il tradizionale premio letterario di poesia e narrativa San Domenichino, città di Massa 2018, un appuntamento ormai consolidato su tutto il territorio nazionale e conosciuto anche oltre confine, che negli anni ha potuto contare sulla massiccia partecipazione di poeti e scrittori. Numerose anche quest'anno le selezioni per le quali è possibile concorrere e i numerosi premi.
per ciascuna delle 6 sezioni in cui si articola il concorso, consistenti in assegni di denaro, diplomi, opere artistiche in marmo e pubblicazione delle stesse opere. Il bando del 2018 è scaricabile sul sito www.sandomenichino.it e per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria del premio attraverso le modalità presenti sul sito. L'amministrazione comunale di Carrara, per celebrare le coppie che festeggiano i 50, 60 e 70 anni di matrimonio, ha organizzato una cerimonia che si terrà sabato 16 dicembre alle ore 10 presso la chiesa della Maria Santissima Mediatrice in via Villafranca, angolo via Covetta. La Santa Messa sarà celebrata dal vescovo della diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, Monsignor Giovanni Santucci, e a seguire il sindaco Francesco De Pasquale consegnerà una pergamena ricordo alle coppie che hanno onorato in così tanti anni di matrimonio la promessa di vicinanza. Sono 223 le coppie che celebrano quest'anno le nozze d'oro, 63 quelle che festeggiano le nozze di diamante, mentre sono 3 le coppie che hanno raggiunto la metà dei 70 anni di vita coniugale, ossia le nozze di ferro. Per motivi organizzativi, chi non l'avesse ancora fatto è invitato a confermare la propria partecipazione telefonando alla segreteria del sindaco al numero 0585 64 1251 dalle ore 8:30 alle ore 16, dal lunedì al venerdì. E adesso invece vediamo quelle che saranno le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Per domani giungeranno le prime precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso a quote collinari, sulle Apuane ed in Lunigiana. Temperature in diminuzione, venti deboli moderati, mare mosso nel pomeriggio. Per lunedì nubi associate a piogge, rovesci nella prima parte della giornata, nevicate in rialzo di quota, temperature in rialzo, mare molto mosso con forti raffiche di vento. Per i giorni successivi, persistenza del flusso umido atlantico con rovesci nevicate oltre 1500 metri. A metà settimana, temporaneo miglioramento, venti sostenuti, mare mosso. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. 8, 9 e 10, vieni da Brico Center, ti aspetta il 20% di sconto su tutto il Natale. Capito? Da Brico Center è Natale! E anche per questa sera è tutto, grazie per aver seguito l'edizione del nostro telegiornale e appuntamento alle prossime edizioni.